Carmine Munzi. Manuel Gregori. Deborah Ferlazzo. Rocco Salsetta. Christian Maoddi. Helmut Costa. Jaime Macor. Allenatore il signor Thomas Chiusolo. Squadra blu, Mariano Petrolo. Francesca Macri. Marlon Catalano. Fabio Vincenzo. Marco Di Giove. Silvio Tolu. Mauro Pisanu. Matteo Rocchi. Allenatore il signor Gabriele Pancirolli. Dirige la sfida il signor Fabrizio Silvestroni. Adesso una versione piuttosto toccante dell'inno di Mameli, ci siamo permessi di rubare l'esecuzione di Beatrice Di Domizio, una ragazza del secondo equipaggio che nel corso delle sue 5 tappe si è districata nel doppio ruolo di cantante e giocatrice. Per questa partita tra la squadra gialla e la squadra blu, squadre che si salutano nel cerchio di centrocampo agli ordini del signor Fabrizio Silvestroni. Noi andiamo a ricordarvi rapidamente quelli che sono
i giocatori a disposizione dei due tecnici, partendo dalla squadra con la maglia gialla allenata da Thomas Chiusolo, che ha a sua disposizione Cristina Leoni, Carmine Munzi, Manuel Gregori, Deborah Ferlazzo, Rocco Salzetta, Cristian Maudi, Helmut Costa e Jaime Macor. D'altra parte la squadra con la maglia blu di coach Gabriele Pancirolli, che si schiera con Mariano Petrolo, Francesca Macri, Marlon Catalano, Fabio Vincenzo, Marco Di Giove, Silvio Tolu, Mauro Pisanu e Matteo Rocchi. Partita qui a Legnano Sabbiadoro che si disputerà sulla lunghezza di 4 tempi da 10 minuti. Nelle prime due frazioni vedremo protagonisti i ragazzi dell'equipaggio 3, nel terzo e quarto tempo si alterneranno sul terreno di gioco i ragazzi della alternanza scuola-lavoro e i ragazzi di Oltre lo Sport, che nel corso della fase antecedente alla partita stessa hanno effettuato i test per l'assegnazione dei ruoli. Tanto il direttore di gara lancia la monetina per capire chi sarà la squadra a dare il calcio d'inizio formale, che verrà calciato da Giuliano Clinori, vicepresidente nazionale XEN e coordinatore regionale del progetto. Le squadre che si sono disposte nel frattempo: attaccherà da sinistra a destra la squadra con la maglia gialla, farà il contrario da destra a sinistra la squadra con la maglia blu. Abbiamo più volte ricordato che questo è il debutto dell'equipaggio 3 della carovana dello sport integrato. Equipaggio 3 che debutta qui a Legnano Sabbiadoro. Prossime tappe a Cavareno in Trentino Alto Adige, Meda in Lombardia, Torino in Piemonte. Chiuderanno il loro viaggio a Pont Saint-Martin in Valle d'Aosta il 15 e 16 aprile. Anche per loro 10 giorni all'insegna di sport, divertimento e diffusione di valori, missione principe di questa carovana. Tanto dovrebbe essere quasi tutto pronto per il calcio d'inizio di Giuliano Clinori, che arriva in questo momento. Inizia dunque la partita dopo il primo pallone toccato simbolicamente dal vicepresidente nazionale dell'Oxen, centro sportivo educativo nazionale protagonista nella diffusione del verbo dello sport integrato. Arriva ora il primo fischio di Fabrizio Silvestroni. Andiamo subito a spiegare la prima dinamica che si era presentata, quella del rigore della porta laterale. Silvio Toluga però ha sbagliato area dei 2 metri in cui bloccare il pallone stesso. Come potete vedere di fronte, sul lato lungo del campo, all'altezza della linea mediana, sono poste due porte laterali davanti a esse delle aree di 2 metri, all'interno delle quali i singoli giocatori possono fermare il pallone per originare il rigore dalla porta laterale. Tanto è arrivato il primo gol della partita, a metterlo a segno è Cristian Maudi per la squadra gialla. Ricordiamo che i giocatori di ruolo 5 come Cristian Maudi hanno un numero limitato di tiri verso la porta di fondo campo per ogni quarto di gioco. Ricordiamo anche che i giocatori di ruolo maggiore non possono andare a contrastare quelli di ruolo minore. Nelle rispettive panchine abbiamo anche giocatori di ruolo 2 che hanno la missione di trasformare i rigori verso la porta laterale. Prova a organizzare una manovra la squadra gialla con Carmine Nunzi, che viene contrastato da un giocatore
di ruolo più alto, questo dà origine al rigore. Rigore che sta per essere trasformato da Carmine Munzi. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro di Carmine Munzi, che non sbaglia, non può nulla, in questo caso Matteo Rocchi. Arriva il gol di Carmine Munzi che, essendo arrivato nella porta di fondo campo, vale doppio. Il punteggio che dovrebbe essere di 3-0 per la squadra gialla al termine del primo tempo. Andremo a chiedere direttamente al direttore di gara aggiornamenti sul punteggio, mentre è arrivato il rigore laterale per la squadra con la maglia blu. Si occuperà della trasformazione Mariano Petrolo, come avete visto e come spiegato poc'anzi. Un giocatore con la maglia blu è riuscito a fermare la palla all'interno dell'area posta di fronte alla porta laterale. Il tiro di Mariano viene però parato da Deborah Ferlazzo. Dunque il punteggio che rimane di 3-0 in favore della squadra gialla. C'è il colpo di testa qui a chiudere di Mauro Pisano, squadra blu che prova a pungere dalle parti di Helmut Costa. La squadra gialla recupera palla con Jaime Macor, il pallone che arriva a Rocco Salsetta. Tra una volta bene qui la squadra gialla che riesce a creare il rigore dalla porta laterale. Il tiro di Cristina Leoni viene parato da Francesca Macri per punteggio che rimane fermo. Ricordiamo 4 tempi da 10 minuti per questa esibizione di football integrato qui nel Palasport di Lignano Sabbiadoro. Prova ad attaccare la squadra celeste, il pallone per Marco Di Giove, non riesce a impensierire Helmut Costa. Tanto qua Rocco Salsetta è andato vicinissimo a un altro rigore laterale. Carmine Munzi a battere la rimessa. Carmine Munzi che è andato a segno con un rigore che vale doppio. Ricordata la dinamica per cui i giocatori di ruolo 3 fanno gol nella porta di fondo campo. Il gol stesso vale doppio, tanto qua a Salsetta ancora una volta è bravo a procurarsi il rigore laterale. Dunque nuova chance per Cristina Leoni e proverà a battere Francesca Macri. Rincorsa lunghissima per Cristina. Bel fischio dell'arbitro, parte Cristina. Francesca riesce ancora una volta a difendere in maniera egregia la sua porta. Il gioco che sta per ripartire, arriva il fischio di Fabrizio Silvestroni. Appoggio per Salsetta. Ah, ruba palla Mauro Pisano. La caccia del rigore laterale, non c'è spazio, allora si va verso la porta di fondo campo. Questo gran tiro da fuori di Marlon Catalano. Arriva una gran parata di Helmut Costa. Tanto arriva il rigore per la squadra con la maglia blu, sempre per lo stesso motivo che vi abbiamo spiegato poc'anzi. Un giocatore di ruolo superiore è andato a contrastare un giocatore di ruolo inferiore. Arriva il gol sulla ribattuta di Marlon Catalano. Dunque si sblocca il punteggio anche per la squadra celeste, che trova il primo gol della partita.
Aspettiamo che Silvestroni sistemi il taccuino, arriva il fischio che fa ripartire il gioco. Siamo nel corso del primo dei quattro tempi da 10 minuti, durata su cui si sviluppa questa partita che sta andando in scena sul parquet di Lignano Sabbiadoro. Rimessa dal fondo, affidata ora a Matteo Rocchi. Catalano va da Pisano, ruba palla Jaime Maccorre, intervento in scivolata. Ancora una volta 5 su 4, arriva il fischio dell'arbitro. C'è il rigore per la squadra con la maglia gialla che ha l'opportunità di arrotondare ancora una volta il punteggio. Trasformazione che tocca a Jaime Maccorre, gran parata col piedone destro di Matteo Rocchi. Dunque Jaime non trova la via del gol, grande parata qui di Rocchi. Dunque pericolo scampato per la squadra blu. Era Mauro Pisano a proteggere palla dall'attacco di Maoddi. Rifà il raddoppio di marcatura per Mauro Pisano, col tacco, la finezza per Catalano. Dall'altra parte Silvio Tolu, vicinissimo al gol. Altro grande intervento qui di Helmut Costa, è angolo per la squadra blu. Silvio Tolu vicino all'esaurimento del bonus di tiri concesso a un singolo giocatore di ruolo 5 nel corso della quarto di gioco. Prova a ripartire ancora la squadra gialla, buona qua la chiusura di Silvio Tolu. La rimessa sarà per la squadra gialla, già battuta, il tiro di Jaime viene chiuso da Tolu. Chiude un occhio qua Silvestroni. Maccorre, pallone per Salsetta. È stato bravo a procurarsi due rigori laterali nel corso di questo primo tempo, così come brava è stata Francesca Macri a parare i rigori stessi. Tanto qua opportunità in contropiede, tiro da fuori di Fabio Vincenzo e trova comunque gli applausi i compagni e avversari. Fair play, caratteristica principale di questa disciplina. Arriva ora il fischio da parte di Fabrizio Silvestroni che mette fine ai primi 10 minuti di gara. Una piccola pausa per rifiatare per i ragazzi sul terreno di gioco e poi sarà secondo tempo dal parquet di Lignano Sabbiadoro. Di nuovo live dal Parasport di Lignano Sabbiadoro, esordio del terzo equipaggio della carovana dello sport integrato e parte che inizia il suo viaggio dal Friuli Venezia Giulia, viaggio che si concluderà in Valle d'Aosta a Pont San Martin dopo 5 tappe che attraverseranno Piemonte, Trentino Alto Adige e Lombardia. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, i primi 10 minuti di gara sono andati in archivio con la squadra gialla in vantaggio per 3-1. Si aspetta solo il fischio di Fabrizio Silvestroni che decreterà l'inizio di questo secondo tempo. Ultime istruzioni per il portiere laterale della squadra gialla. Nel frattempo a pochi centimetri dalla nostra postazione iniziano i preparativi per quelli che saranno i giocatori a calcare il parquet
nel corso del terzo e quarto tempo. Proveranno la disciplina del football integrato i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. E tre rappresentanti dell'associazione Oltre lo Sport, che nel corso dell'immediato pre-gara hanno svolto i test per l'assegnazione dei ruoli, pratica fondamentale nella creazione di una squadra di football integrato. Una volta ultimato il percorso in base ai tempi in cui viene percorso lo stesso, ai vari giocatori viene assegnato il ruolo. Vedete che i giocatori in campo hanno un doppio numero, uno è identificativo del ruolo e l'altro è l'identificativo personale del giocatore stesso. Tanto prova a organizzare una manovra la squadra celeste, il pallone recuperato da Rocco Salzetta che prova il tiro verso la porta avversaria. Tanto noi accogliamo al nostro microfono Ada Iuri, assessore alla cultura e istruzione e attività produttive del comune di Lignano Sabbiadoro, che ha ricevuto una targa nell'immediato prepartita. Come va, assessore? Si sta divertendo? Ma è bellissima la capacità di integrarsi davvero, insomma, tra atleti, atlete, calciatori e anche non calciatori. Mi piace questo così assortimento di atleti sul parquet. Prima di lasciarla le volevo fare una domanda che solitamente nel corso delle varie tappe stiamo rivolgendo ai vari amministratori locali che andiamo via via a intercettare nel corso di questo lunghissimo viaggio, dando per assodato il ruolo fondamentale della carovana dal punto di vista istituzionale. Secondo lei come potete aiutare ulteriormente a diffondere il messaggio che questa carovana sta portando in giro per l'Italia? Beh, rinnovando la richiesta di impegno da parte della carovana. Cioè, secondo me la carovana non dovrebbe mai fermarsi, dovrebbe andare e portare questo messaggio costantemente. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, io credo che offrendo le strutture, mettendo a disposizione tra virgolette la scuola, perché è dalla scuola che si parte con questi principi fondamentali di inclusione, secondo me la carovana dovrebbe diventare una sorta di giornata tradizionale in tutte le località che così hanno come vocazione l'accoglienza e l'ospitalità. Perfetto, grazie mille all'assessore Ada Iuri, buon divertimento e buon proseguimento di partita. Noi torniamo a raccontarvi quello che sta succedendo sul parquet di Lignano Sabbiadoro. Tanto mentre interveniva al nostro microfono l'assessore Iuri, è arrivato un gol della squadra blu, a firmarlo è stato Marco Di Giove, dunque il punteggio ora di 3-2, arriva il pareggio della squadra blu grazie al rigore dalla porta laterale che è stato appena trasformato da Mariano Petrolo. Noi ricordiamo ulteriormente il motivo per cui si va a calciare il rigore dalla porta laterale, quando un giocatore ferma palla nella area di 2 metri posta di fronte alle porte laterali, allora i giocatori di ruolo 2 hanno l'opportunità di trasformare il rigore laterale. Il punteggio che dovrebbe essere ora di 3-3, con l'inizio fortissimo in questo secondo tempo della squadra blu, come è spesso accaduto anche agli equipaggi precedenti. Grande equilibrio, grande lotta sui vari parquet italiani, su cui gli atleti dei vari equipaggi si sono dati una battaglia sportiva. L'altro rigore
laterale, ancora Mariano Petrolo ha l'opportunità di centrare la doppietta personale. In giro di pochi secondi la squadra blu può ribaltare il punteggio. Intanto c'è un'invasione di campo. Parte Petrolo, questa volta c'è la grande parata di Deborah Ferlazzo, quel punteggio che rimane in parità e si riparte dalle mani del portiere laterale della squadra gialla. Rilancio lungo di Helmut Costa. Pallone che staziona alle parti di Marlon Catalano. Arriva il fischio dell'arbitro a fermare il gioco. Arriva un rigore per la squadra blu. Toccherà a Marlon Catalano provare a portare in vantaggio la squadra blu, che aveva chiuso sotto nel punteggio i primi 10 minuti di partita. Grande gol di Marlon Catalano. Il gol di Catalano che fa le doppio quanto è arrivato nella porta di fondo campo. Attacca ora la squadra gialla, recupera palla quella blu con Mauro Pisano. Pallone per Catalano che ha appena trovato il gol sul rigore. Tiro fuori, dunque riparte ancora una volta la squadra gialla con Maoddi, che ha trovato il gol nel corso del primo tempo. Non è recuperato da Catalano, bella palla qui nello spazio per Di Giove, chiusura di Macor, c'è fallo laterale per la squadra blu, a rimettere palla in gioco sarà Mauro Pisano. Va vicino da Di Giove, recupera palla Macor. C'è l'ultimo tocco qua di un giocatore in maglia blu. Dunque c'è l'autogol qua di Mauro Pisano, quel gol della squadra gialla. Secondo tempo nella sfida tra squadra gialla e squadra blu, 4 tempi da 10 minuti nel corso del terzo e quarto tempo. Calcheranno il parquet di Lignano Sabbiadore, ragazzi dell'alternanza scuola lavoro, quelli dell'associazione Oltre lo Sport, che a pochi centimetri dalla nostra postazione iniziano a indossare le casacche di gara. Tanto rigore per la squadra blu. Tiro di Petrolo parato da Deborah Ferlazzo, seconda parata consecutiva per il portiere laterale, ruolo 3, Deborah Ferlazzo, che rimette il pallone in gioco andando da Macor. Porta palla, Macor scambia con un compagno.
Tanto prima, anzi dopo il racconto di questo rigore, avremo un ospite al nostro microfono. C'è il tiro che viene parato da Matteo Rucchi, come promesso ci ha raggiunto al nostro microfono Alessandro Marosa, assessore allo sport del comune di Lignano Sabbiadoro, dopo l'incontro istituzionale di ieri in cui ci siamo già salutati, abbiamo già avuto modo di chiacchierare finalmente un po' di calcio giocato. Beh, diciamo che ogni promessa è un debito, dunque eccomi qua a timbrare il cartellino e soprattutto a percepire quello che è il feeling che si è sentito in questa mattinata di sport integrato, in cui vedo che il divertimento e lo stare bene assieme sostanzialmente è il fil rouge che unisce questa manifestazione. Sicuramente possiamo migliorare, l'idea di poter continuare e fare in modo che questa carovana dello sport sia una cosa continuativa negli anni è sicuramente uno stimolo e, come dicevo ieri, ci sarà sempre il sostegno dell'amministrazione della città di Lignano Sabbiadoro. Adoro. Ha parlato di miglioramento possibile, come secondo lei? Beh, sicuramente con l'integrazione della località in maniera ancora più importante, insomma, come dicevamo ieri, le strutture sono importanti e riqualificano l'offerta della nostra località e le abbiamo. Far partecipare di più la città e farla partecipare anche in momenti diversi rispetto a quelli della carovana, dunque veramente, come dicevamo ieri, rendere l'integrazione, l'accessibilità e inclusività per 365 giorni all'anno, già come capita per altri sport. Dunque l'idea magari di portare questo evento in altri momenti dell'anno potrebbe essere uno stimolo a far ripartire questa carovana che girovaga per l'Italia, però ha dei vari momenti in cui si verifica nella località. Perfetto, grazie mille ad Alessandro Marose, assessore allo sport del comune di Lignano Sabbiadoro. Nel frattempo si è concluso il secondo tempo della sfida tra la squadra gialla e la squadra blu, come ricordato più volte. Adesso è il turno dei ragazzi dell'alternanza Scuola Lavoro, dei ragazzi dell'associazione Oltre lo Sport, che si cimenteranno nel football integrato. Noi andiamo a chiudere quella che è la nostra diretta dal parquet di Lignano Sabbiadoro. Ringrazio Alberto Tosini per le preziose immagini che ci hanno raccontato questi primi due tempi della sfida. Vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti targati carovana dello sport integrato. Iniziamo. Buongiorno e buon proseguimento di giornata da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di diretta sport.